analizzare un po' Sanremo, ragazzi. Andiamo velocemente. E questo è stato... Chiara ci ha detto, insomma, che le donne soffrono tantissimo, ma il problema è che lei non è una donna. Poi c'è stato questo, io ho visto, ho dovuto vedere Sanremo per voi, mi sono sacrificato, perché è un ottimo modo, siccome a Sanremo viene usato per propaganda, ovviamente, ma solo le pecore non lo capiscono. E vediamo un po' i mostri, diciamo, questo sarebbe un'altra cantante, in realtà, insomma, è l'opposto. Sono questa strega qua, Anna Hoxha, in realtà il suo cognome è Hoxha, di origine albanese, invece la chiamano Hoxha, perché voi avete un po' di problemi con la questo è uno di tanti direttori d'orchestra con una croce abbastanza visibile, diciamo, uno si capisce, insomma, che è un vero cristiano, perché non mostriamo lo strumento di tortura di Gesù, così lo appendiamo così, come qualcosa da vantarsi, no? L'abbiamo ucciso, cazzo, l'abbiamo ucciso. Adesso cominciamo con, diciamo, gli elementi che hanno, cioè, vabbè, insomma, cose, non lo so. E poi a un certo punto, diciamo, c'è stata una... No, aspetta, perché sta qui questa immagine del cazzo? Insomma, la presidente... in realtà il presidente... Vabbè, facciamo che lo saltiamo. Poi c'è stato quest'altro essere qui, molto strano, non riesco a decifrarlo ormai, ma io sono un bigotto, un troglodita, quindi che cazzo ne so io. E col cuore nero, insomma, che dice... La biografia di questo qua, diciamo, è questa. Apertamente bisessuale, sin dalle sue canzoni racconta il suo l'amore per le ragazze. Ok, andiamo avanti. Questi sono gli elementi da promuovere per le pecore, ovviamente. Roba buona. Questo ufficialmente sarebbe una cantante, una, però insomma, una cantante, diciamo, obbedisci schiavo, obey, fucking slave. Promuoviamo un essere distruttivo, così le pecore copiano e si tagliano il pisello, si tagliano le tette e il rettile è contento. Questo qua sarebbe una cantante, ufficialmente questo, se vai sul suo Wikipedia, lui sarebbe una cantante, una. Boh. Che cazzo ne so io, sono un bigotto io. Vediamo sempre la cantante qui, che ovviamente sì. Oltre a tagliarsi pezzi del suo corpo, si è anche messo il succo magico che aiuta molto a vivere in questo mondo. Ecco, questo ricordiamo sempre che è una bellissima ragazza. Poi passiamo a Baphometto qua. Un altro, insomma, esempio da seguire qua per la prima. Si chiama, non lo so, insomma, un zombie. Solido occhio, eccetera, 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 il serpente, eccetera, eccetera. E poi passiamo al nuovo oggetto in questione di questa presentazione. Questa roba qua, diciamo, non andiamo avanti, che meglio, ma ho detto andiamo avanti, cazzo! Poi c'è stato il momento di questo puttanone qui. Ragazzi, io mi sono sparato 4 ore di Sanremo per fare questa presentazione, capito? Quindi abbiate un po' di pazienza a caso. Questa qua, se non sbaglio, si chiama Elodie. Elodie è una fervente, cazzo, non è
anche lei ovviamente si è fatto il succhissimo, magicissimo. Mahmood insieme a Elodie hanno fatto la parola magica e anche il succo magico ovviamente. Questo è uno dei suoi album bellissimo, Vertigine, con l'occhio tutto bianco e nero. Passiamo al prossimo. No, ancora con questo. Ecco, vabbè. Anche lei è una grande, grandissima cristiana, eh? Cristiana però, insomma, è LGBT, insomma, cristiana un po'. Vabbè, ma Dio ama tutti. Che cazzo, love is love, cazzo. Ma di che cazzo stiamo parlando? Anche lei questo occhio un po' ovunque, padrina del Pride. E poi che dire di questo ologramma qua, questo essere che non saprei così. Se io quando penso al vuoto in generale, diciamo, mi viene in mente tra a volte mi viene in mente tipo lo spazio infinito, o a volte mi viene in mente Chiara Ferragni. Chiaro, in realtà. E non vi scandalizzate, e spero che neanche YouTube si scandalizzi, perché questo qua è un dipinto YouTube, quindi per favore dateci la libertà di parola, insomma. Allora, grazie YouTube. Ah, ricordiamo che YouTube mi ha tolto un altro video, ovviamente, perché prendevo in giro Benigni, che faceva un pochino ai rettili, diciamo, in diretta qui a Sanremo, parlando della Costituzione come un'arma rivoluzionaria, bellissima, contro il potere, la Costituzione, diceva. E purtroppo me l'hanno tolto. Quei pochi fortunati che sono riusciti a vederlo bene, se no lo trovate su BitChute. Appena adesso finisco qua, lo carico. E poi ci ha fatto due coglioni così, con le donne soffrono, gli uomini no, invece, e quindi dobbiamo ammazzarli tutti, insomma. Ok. Poi questo ologramma ogni tanto gli cambiavano vestito, e poi si era messo un vestito pieno di, insomma, di cose che dicono cattive su di lei, un po' di odio degli uomini cattivi. E se messi tutte queste frasi, diciamo, e che gli uomini cattivi dicono, e poi sono venuti qua quattro uomini, diciamo, aspetta, quattro uomini che dicevano che le donne, guardate che mostri, queste qua, c'è un'associazione di dove le donne devono difendersi dai uomini, tipo una roba così, una minchia, guarda che cazzo di Pink List Killers. Che mostra. E questa qua c'ha tutto, guarda. Ma sei brutta, ma sei questo, ma vaffanculo. C'è tutte cose così, insomma, che aiutano a così avere un buon rapporto fra uomo e donna. Questo è un altro dirigente d'orchestra molto virile, diciamo. Poi c'è stato il momento di quest'altro puttanone qui, sempre in prima serata, per grandi piccini. Parlando di piccini, questa canzone qua in particolare aveva questi due bambini che hanno una sola ala. Questa la ragazzina una sola ala, il ragazzino una sola ala, ma se si mettono insieme si completano. Bene, questi sono concetti, insomma, molto pegro. No. Vabbè, tanto la pegro, manco guardano questi video, quindi sti cazzi della pegro. Però, insomma, dei messaggi che all'occhio così non esperto possono sfuggire, ma qui eccoci qua finalmente ai rettili, veri rettili, cazzo, guardate che roba, cazzo, guardate che roba, mamma mia, che schifezza. Questi sono i rettili, controllo la tua vita, pecora schifosa, che mangiano grazie alla tua ignoranza. Vediamo un po' di dettagli di questo rettile, che mi è sembrata particolarmente così, sembra quella là di, ah, come cazzo si chiama quella della Nuova Zelanda? Vabbè, il cavallo là, di battaglia, primo ministro. Poi qui abbiamo, queste sono classiche facce da rettile, queste sono le facce da rettile,
ignoranza, la stupidità di questa razza di dementi, purtroppo, questi mostri. Mangiano tranquilli, vivono, ordinano, ci ammazzano, programmano la nostra morte, questi mostri qua. Vediamo cosa c'è scritto qua dietro. Ah vabbè, qui è stato il solito, vabbè, Rothschild, vabbè, c'era bisogno di questo per dirmi che questo qua è un mostro, insomma. Comunque, qui la scritta qua c'è scritto: senza donne non se ne parla.